il problema di Reggio Calabria è che esistono le generazioni di 'ndrangheta che oramai sono avvocati, commercialisti, sono professionisti. Lei parla di area grigia, io credo che sia invece area nera o quell'area oramai che è intrisa di crimine e che apparentemente è un'area grigia, ma non è tale. In realtà i nomi condannano determinate famiglie di 'ndrangheta e sono le famiglie che ancora oggi, a distanza di 60 anni, continuano a governare la città, ma nel frattempo si sono laureati, sono entrati a contatto con la borghesia che, vedendoli in giacca e cravatta, non lesina alcun contatto con loro, anzi, collude sostanzialmente e condivide gli interessi. Francesco Creazzo per la CNews 24.